E allora, buongiorno, benvenuto e ben ritrovato a questo canale, che sono io, Paolo Biegi, scrittore. Se vuoi iscriviti a questo canale, se sei interessato agli argomenti trattati, se ti piace, metti mi piace, così condividi anche con chi pensi che possa essere interessato i miei contenuti. Beh, ben presto detti, oggi si parla di politica. Questo dovrebbe essere il nuovo episodio di Politicamente Scorretto. Di solito registro sia audio per i podcast su Spotify, sia video per YouTube, però dato che il mio computer non è funzionante, sono qui a registrare tramite cellulare, quindi farò solo video, mi sa. Oggi andiamo a parlare di politica, per l'appunto, un argomento abbastanza interessante. Ci sono vari argomenti da trattare, ecco, penso che il titolo di questo video potrà essere Il male minore. Dunque, partiamo da questi presupposti. Come ben sapete, tra non molto tempo ci aspetteranno le nuove elezioni del Presidente del Consiglio, tra cui le due grandi superpotenze d'Italia si scontrano, che sono Fratelli d'Italia, praticamente PD, diciamo più il centro-destra, che è Fratelli d'Italia, però Fratelli d'Italia in questo momento è, diciamo, la più forte, almeno dal punto di vista sulla carta, almeno dell'elettorato. Dunque, ci sono vari argomenti da trattare, quindi vi chiederei di, se volete, se siete interessati, appunto, di prestare la massima attenzione. Per cominciare, come ben saprete, molte cose sono, secondo me almeno, ma abbastanza palese, fraintese. Cosa voglio dire? In Italia si fa ben poco approfondimento. Si prendono le cose molto superficialmente, soprattutto dal punto di vista della politica. Vediamo una notizia o praticamente qualcuno ci dice che le cose sono in un modo, soprattutto dal punto di vista dei telegiornali, e la gente ci crede senza approfondire. Questo cosa voglio dire? Per mettervi in guardia, perché ho visto che c'è veramente molta ignoranza in giro, qualcuno di voi, spero, sappia e ricorda che molte informazioni vengono manipolate e vengono trasmesse in un modo tale da farti pensare pro o contro un determinato politico, una determinata corrente politica, in modo che tu possa essere più dalla parte di qualcuno che dalla parte di qualcun altro. Questa è una cosa successa nella storia, anche più recente, diverse volte, e immagino che continui a succedere. Se vai a sentire un telegiornale che magari è più pro sinistra, sentirai cose contro la destra. Insomma, e ci siamo capiti, e viceversa, come ha fatto Berlusconi per anni, per dire la cosa più recente. Infatti lui stesso ha avuto, e forse mi sa che in un certo senso ancora possiede, le televisioni nazionali, quindi anche per questo, ed è stato anche storicamente confermato e studiato, che il consenso politico di Silvio Berlusconi è stato soprattutto conquistato tramite i mezzi di comunicazione. Così come molto tempo prima, se facciamo un esempio, Silvio sì, Benito Mussolini, Silvio Mussolini, vabbè, Benito Mussolini, spero che qualcuno di voi lo sappia, se lo ricordi, che stava manipolando la maggior parte dei giornali nazionali per poter fare in modo di avere il suo consenso elettorale. Cosa che comunque alla fine ha usato e non ha usato, perché comunque, come qualcuno vi ricorderà, la sua elezione fu molto forzata, no? Vabbè, comunque il discorso di Mussolini, per chi lo vuole approfondire, può anche andare a vedere le sue documentazioni, i discorsi di Matteotti, insomma, eccetera. E quindi, prima di pensare che ci sia un politico che ha a cuore l'Italia, bisogna sempre considerare da dove vengono certe fonti, certe argomentazioni, certe notizie. Quindi qua si fa molta tendenza a utilizzare certe argomentazioni nel senso più errato. E qua andiamo al male minore, fondamentalmente, ovvero il considerare una forza politica più meno, non migliore, quella è la cosa più problematica dell'Italia. Questo è la sostanza del discorso
in cui sto per arrivare, no? Il male, il problema dell'Italia, dell'italiano, andare sempre a parlare del male minore e mai di una cosa migliore. Che per me è una delle cose più peggiori, una delle cose più peggiori, non credo che esista, peggiori che si possono, chiedo scusa, peggiori che si possono fare in generale. E non solo nel senso della politica, ma nel senso della politica si usa troppo. Ora, nel mondo di oggi si usa molto il social, come ben sappiamo, lo usiamo ogni giorno, eccetera, insomma. Chi più, chi per meno, per i suoi, tutte le sue motivazioni. Questo non è importante. Cioè, è importante fino a un certo punto di vista, ma noi usiamo per un modo, motivo magari svariato, molto più orientato al... niente di sostanziale, niente di importante fondamentalmente, qualcosa di cui potremmo fare sostanzialmente a meno. Invece i politici, siccome hanno sempre utilizzato, continuano a utilizzare giustamente i mezzi di comunicazione per poter utilizzare la loro forza, diciamo, la loro capacità di essere appunto presenze politiche, dovranno utilizzare soprattutto i social network, perché ormai è il mezzo di comunicazione più usato. Ai tempi dei nostri genitori, anche fino a un certo punto della nostra vita, per chi è più grande, diciamo, come me, che ho più di 30 anni, andava più la televisione. Oggi va di più, soprattutto dai giovani, i social network. Io penso che, come me, ci sono un sacco di giovani che la televisione non la utilizzano più di tanto, non da quel punto di vista, naturalmente, per farsi la partita di calcio, per le tue serie TV, ma non le usi per vedere i canali, capite cosa intendo dire? E quello che penso è che molto spesso i politici peccano tutti, attenzione, non mi riferisco a uno solo, mi riferisco proprio a tutti, e non solo dal punto di vista italiano, fanno disinformazione, utilizzano i social network ma diffondono notizie false o comunque non del tutto corrette. Faccio un esempio: c'è il PD che fa questa cosa, scegli questo o quell'altro, scegli questo o quell'altro, scegli. E comunque nel fare questo è troppo sintetico, la gente non approfondisce più. Questa è una cosa che i politici ormai, secondo me, la fanno. Non vanno a leggere i programmi elettorali perché dicono, magari accendono, perché è tutta sta roba. E quindi molta gente si ferma alla superficialità del social network o superficialità dell'area del post, e quindi le informazioni che leggono sono molto spesso nelle mani di persone che non sanno molto, che sono, possiamo anche considerarli paragonabili a dei terapeutisti fondamentalmente, ovvero gente che sa, si inventa le robe della teoria del complotto, e non è certamente tra le più attendibili. E anche tra le persone più intelligenti c'è chi può utilizzare male questo tipo di argomentazione, cioè anche chi va e parla in maniera apparentemente intelligente ma comunque disinformata ti porterà un messaggio errato della politica vera e propria. Perché la gente deve veramente andarsi a leggere il programma elettorale. Perché sto facendo tutto questo discorso? Apro una piccola parentesi. Parlavo qualche giorno fa con un mio amico della politica, parlando, e lui diceva, pensava, che appena, ad esempio, va al potere la destra, significa che siamo alla parte di Putin, siamo pro-Russia, e quindi tutta NATO gli attacca. Cioè, è un'argomentazione troppo poco pensata. Cioè, veramente c'è più un pensiero di un qualcosa che potrebbe accadere, più che ci pensi veramente, non razionalizzi. Cioè, è impossibile, comunque abbastanza difficile, che appena la destra va al potere significa che scoppia la terza guerra mondiale, gli italiani si estinguono, moriamo tutti. O comunque tutte queste cose accadono. E questo è un pensiero diffuso tra molta gente, purtroppo. Ed evidentemente persone che neanche pensano. Perché hanno manipolato la tua mente, le tue informazioni, in una maniera totalmente errata. Se tu vai a parlare con la maggior parte della gente che vota soprattutto Partito Democratico, stiamo parlando soprattutto di gente che vota Partito Democratico, quasi tutti, anzi, che io sappia, finora tutti,
usano sempre l'argomentazione del male minore. Fateci caso. Se volete a trovare altre informazioni, altre argomentazioni, molto spesso le altre persone non ne trovano altre. Ma che devi votare? Quegli altri che appena li voti diventano fascisti, finisce il mondo, torna Mussolini, resuscita Mussolini dalla tomba. Ovviamente sto esagerando, ma per farvi capire lo stato di ansia non giustificata sulla base di cose, ripeto, abbastanza inesistenti o informazioni manipolate e fasulle, che pensano che appena alla destra succede il male. Quindi, se la destra e la sinistra ti manipolano, no? Qua di cosa stiamo parlando? Io mo sto facendo questo discorso che il PD va... Cioè, ma è vero, ragazzi, cioè mi dispiace, non voglio fare la cosa... Porca, adesso ho fatto il PD, non me ne frega un cazzo. Io per molto tempo, lo dico, lo dichiaro, no? Neanche ho votato. Sono una persona che è totalmente sfiduciata, l'ho detto anche in altre sedi, sulla politica italiana, no? Però mi sembra abbastanza palese che qua... il PD o comunque la sinistra ti manipoli a pensare destra uguale fascismo. Ma destra non è uguale fascismo. È un'argomentazione italiana, un problema italiano che c'è da diversi tempi, ma ormai il fascismo... Sì, vabbè, ma c'è Casa Pound, gente che è proprio rimasta veramente... o comunque proprio fissato e veramente tarata mentalmente. Ma il fascismo ormai è palesemente morto. Sì, c'è ancora gente che lo fa, gente che ancora lo usa, ho capito, ma stiamo comunque parlando di persone che, per fortuna, sono una minoranza. La minoranza di quelli veramente convinti, quelli di destra non è che sono fascisti. Una persona che è di destra non è che è fascista, non necessariamente. Cioè c'è questo pensiero, ah, quelli di destra quindi non ci posso parlare perché è stupido, ignorante. Ma che cazzo stai dicendo? Ma è più intelligente di te, magari ha letto e studiato più di te, però ti fermi al preconcetto, al pregiudizio che siccome è di destra è un coglione. Purtroppo questa è la più grande manipolazione creata da parte della sinistra e da parte del PD. Che sì, sei abbastanza intelligente, te ne rendi conto. Cioè, com'è possibile che c'è questo pregiudizio così grande? C'è veramente una grande... Il pregiudizio è figlio dell'ignoranza. È figlio dell'ignoranza. Se hai un pregiudizio, sei un ignorante. Mi dispiace, ma è così, ma è perché è palese, ragazzi. Perché i pregiudizi sono parte, la maggior parte di gente che ignora le cose, che non le conosce, che non approfondisce, che non sa, molto semplicemente. E qui, siccome i politici sanno che siamo degli ignoranti, molti di noi siamo dei caproni, ti buttano addosso l'informazione, in un certo senso, ti ci fanno credere e poi... che me ne frega, capito? Cioè, scusate, faccio un po' il personaggio, perché la questione è grave, molto grave. E per me il male minore è anche un concetto totalmente sbagliato, perché o male maggiore o male minore, che poi è una cosa veramente soggettiva e non può esistere, perché la totalità di male e la totalità di bene sono concetti che solo noi umani possiamo fare, ma non esiste veramente una totalità di bene e una totalità di male, così come esiste né male maggiore né male minore, perché comunque è tutto soggettivo, perché quello che per te è il male minore, per altri invece sarà il male maggiore o il male più grande che possa succedere, o il bene più grande. Cioè, insomma, bisogna sempre fare delle cose che la gente non fa, saper distinguere, saper fare un'analisi approfondita e non dire che tutto è male, tutto è bene, va la Meloni al governo vuol dire che il mondo finisce. Cioè, non succederà, così come non succederà che andiamo in guerra, anche perché io, no, ridendo e scherzando, io ho fatto il discorso a mio amico, ma senti, ma tutte queste cose non è che accadono, siamo comunque nell'Unione Europea, sia comunque parte della NATO. Non è che la Meloni come Mussolini che ci aveva anche un grandissimo aiuto, giusto per ricordarci che era un certo Adolf Hitler, sperando che non siano nomi che debbano essere censurati ai social network questi, ma diciamo che questa è un'argomentazione storica e politica, non è che vogliamo fare come, no? Perché a volte ho visto che la gente censurava i nomi dei dittatori, ho detto oddio, non è neanche più possibile nominare i personaggi storici, spero di sì. Quindi non è che oggi siamo veramente come all'epoca, che qualcuno fa un colpo di stato, c'è esercito, c'è qualcuno ti ammazza, l'altro politico come è successo, o chi è contro di te come succedeva con Matteotti. Non siamo assolutamente nello stesso identico clima, quindi il clima di dittatura era una cosa veramente molto più pesante e non succederà. Cioè, non è che la Meloni e Mussolini,
non stiamo parlando di, non è neanche, non è che può andare contro la NATO a mettersi con Putin, veramente, cioè qua siamo, che siamo, cioè, non ci possiamo mettere assolutamente contro nessuno, l'Italia non può permettersi di mettersi contro nessuno, non è che ci possiamo mettere in una guerra, assolutamente non esiste, e questo che sia abbastanza palese, ragazzi. Ma adesso rimettono, allora è tutto molto facile da fare, è semplicemente andando a leggere il programma elettorale. Volete sapere una cosa buffa? Poco fa, veramente poco fa, ho iniziato a leggere il programma elettorale della destra giusto per vedere se il mio amico in qualche parte avesse ragione. Prima cosa che ho letto? Che sono pro-Ucraina, che sono pro-Europa da quel punto di vista, che non è, ci eleggiamo, andiamo con Putin. No, questa disinformazione in cui vi stanno purtroppo manipolando e vi fanno credere che le cose vanno in un modo. Poi, vabbè, il programma elettorale in un modo, vediamo se lo rispettano. Sì, quello è un altro discorso. Ma per farvi capire che PD dice se voti destra vai con Putin. Non è assolutamente vero. E con questa stupidissima immaginetti da meme di basso costo che ti fanno pensare veramente che le cose succedano come dicono loro. Cioè, oddio, se non ci voti moriamo tutti. Cioè, è una cosa di psicoterrorismo. Cioè, è inutile darmi a parlare bene del PD se si comporta poi allo stesso modo della destra, che usa lo stesso tipo di psicoterrorismo e ti manipola sull'ignoranza, soprattutto dal punto di vista dell'immigrato, soprattutto dal punto di vista della criminalità, del razzismo, comunque fondamentalmente la microcriminalità più che altro, tipo quelle cose successe, che avevo parlato di Mischina Riccione, ma purtroppo il problema è quando la gente strumentalizza, e quando anche i politici in questo caso, strumentalizzano, vabbè, anche ovviamente anche i giornali, strumentalizzano la notizia, strumentalizzano le cose che accadono, e ognuno se le porta a suo favore. È una cosa che io sinceramente detesto, ma purtroppo sto cerco di capire. Come ad esempio, no, l'altro giorno, ieri ormai, vedevo gente che parlava, due donne, che giustamente, tra virgolette, parlavano, giustamente. Per me non è giusto, perché io odio la gente, esseri umani, proprio che vanno a farsi calma, soprattutto con la mezza terme, per questo dico giustamente, no? Perché non è una cosa che alla fine è normale, è una cosa che avevo detesto. Cioè, sparavano sentenze o comunque parlavano di persone o di cose che sapevano senza però, cioè, secondo me, tutti che parlano psicanalizzando altre persone o pensando di sapere che cosa significa aver vissuto certe situazioni da parte di chi le sta vivendo. Cioè, ovviamente non è così. E più o meno succede la stessa cosa, perché si strumentalizza, si usa una cosa, è successo, gli è successo quello a quella persona, quindi è così, oppure eccola, e questa persona è così, ma tu che ne sai? Cioè, è la stessa cosa, che si strumentalizzano le cose senza averne mai conosciuto veramente com'è. Cioè, se uno che mi abita a Riccione dice, come mi ha commentato l'altro giorno, dice la situazione è così, e io dico ci credo, perché tu sei abiti là. Se ho uno di Milano che mi dice, ad esempio, guarda, Maranza è sempre stato, l'altro giorno su CMC ieri, mi dice che questo termine è sempre stato usato per indicare i marocchini e non per indicare tamarro. Io ho detto, scusami, io sono andato a cercare su internet e mi diceva che Maranza significava tamarro. Lui mi fa, vabbè, forse ho sbagliato, ma io lo sapevo così. Io, guarda, io non abito a Milano, ci sono mai stato, però mi fido più di te che ci abiti, più di internet. Cioè, l'esperienza diretta è sempre la più attendibile, più o meno, no, sempre, anche dal punto di vista più razionale e scientifico, l'esperienza diretta è sempre più attendibile, non è sempre chi lo riferisce, è sempre la più attendibile. Lo scienziato che ha elaborato la ricerca è sempre più attendibile di tutti quelli che la riportano, per forza di cose. E la cosa che mi preoccupa è che c'è veramente un'ignoranza sempre più dilagante, e c'è la paura, perché appunto tutti sa la paura, il timore del cittadino di qualcosa che non esiste, per fare in modo che vengano votati, e non c'è più nessuno che pensa veramente. C'è veramente un'ignoranza enorme
è un pensiero che la politica sia nel modo in cui ti fanno pensare che sia. Ed è questa la cosa peggiore, ripeto, che possa accadere in questo momento storico dell'Italia. E più andiamo avanti, più ci sono ignoranti, più c'è gente che pensa che sia in un modo la cosa. Cioè, c'è veramente tanto psicoterrorismo. E bisogna veramente approfondire prima di poter parlare, perché veramente queste paure sparate dal mio amico, e c'è la guerra, e c'è c'è veramente sinonimo di un'ignoranza becera, di una gente, di persone che non bene pensano, cioè che si fermano veramente alla superficialità delle cose, parlando di politica senza ragionare, senza approfondire, senza essere persone sufficientemente informate sui fatti e sulle argomentazioni. Quindi chi parla di queste cose deve veramente fare attenzione, e desidererei intimamente, personalmente, che le persone iniziassero un po' più informate. Io boh, tutto il programma politico di entrambe non le leggo, ma ovviamente mi informerò, leggerò tutto il programma politico prima di qualsiasi partito, ma questo mi è bastato, questo per capire come vanno le cose in Italia. Già lo sapevo, è per questo che ho una grandissima sfiducia nei confronti di tutto e di tutti, soprattutto dal punto di vista dei politici. Però insomma, io penso che si debba votare, ma si debba votare sempre con coscienza. E forse ho sbagliato anche io per anni a non votare per niente, sempre perché non mi sono mai informato bene, perché ho sempre avuto questa grande sfiducia, che comunque purtroppo in alcuni casi è anche stata confermata. Però insomma, meglio informarsi che fare la figura degli scemi, come un po' fatto amico mio, ma con tutto l'amore e il rispetto che ho nei suoi confronti, ma questa. E quindi appunto, meglio informarsi piuttosto che rischiare di fare figuracce se non siete abbastanza informati con chi lo è. Per fortuna c'è ancora gente con... Cioè, ragazzi, c'è ancora gente che può capire i suoi errori. C'è gente invece che non lo pensa, anche se poi a parlare, a argomentare queste cose, l'altra persona invece non si apre all'eventualità di aver sbagliato. Quindi comunque, come nel caso del mio amico, che alla fine mi ha dato ascolto. Però veramente c'è un panico su cose che sì, sono delicate, per l'amor di Dio. Però a me più che la guerra, l'Ucraina, che gli italiani entrano in guerra e bla bla bla, la cosa che mi preoccupa di più, che veramente fa spavento, è quello che dovrebbe far spavento a tutti, l'eventualità di un olocausto nucleare, quella è la cosa più problematica, quelli sono problemi, o il fatto che c'è il riscaldamento globale, l'effetto serra, l'inquinamento, l'eccesso di uso di plastica, quelle sono le cose importanti, non fantasmi reali o cose basate su ignoranza. Pensa che se voti resta e arriva la guerra, è un po' come credere che arrivano a rapirti se non ti comporti bene. È sempre sinonimo di un'ignoranza. Io spero di essermi fatto capire. Comunque, queste sono le argomentazioni trattate. Vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Probabilmente questo video lo pubblicherò anche su Instagram, probabilmente. Perché no? Buona giornata a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.